Rilanciare la mobilità ciclabile, una funzione ancora più importante per trasporti pubblici su gomma e su ferro. Implementare le navette elettriche, potenziare il trasporto scolastico, ridurre la velocità delle auto in alcune zone, promuovere un uso più agevole delle biciclette pubbliche condivise. L'altra faenza, Movimento 5 Stelle, Articolo 1, Verdi e PSI, hanno firmato insieme un appello all'amministrazione comunale affinché la ripartenza dopo il confinamento dettato dal coronavirus non si trasformi nella scomparsa di decenni di lavoro sulla mobilità sostenibile a favore dell'auto e a discapito del clima e della qualità della vita. Un appello rivolto all'attuale amministrazione, ma soprattutto a quella futura che si insedierà dopo le elezioni di autunno. Chiediamo di dare seguito a quello che già da alcuni anni tutto il mondo pensa di dover cambiare nelle nostre abitudini, nella nostra quotidianità e anche nel nostro piccolo. E quindi partendo da ogni singolo comune, dal più piccolo al più grande, poi partendo dalle regioni, dalle nazioni, dall'Europa e da tutti i continenti, nel muoversi verso azioni che siano compatibili per migliorare e mantenere il più lungo possibile il nostro pianeta dignitosamente. Si è capito che bisogna cambiare passo, che con tutto il male che ci ha portato noi dobbiamo riuscire a trasformarlo in opere positive e soprattutto, parlando di questo tema, in tema ambientale. Lo Stato, l'Europa e poi lo Stato ha messo gran mano al portafoglio per aiutare la mobilità sostenibile, quindi bici, monopattini e bike, qualsiasi cosa che sia sostenibile per la mobilità. E quindi su questo tema ovviamente siamo pienamente concordi con le altre forze politiche per dare impeto e spingere l'amministrazione perché da subito porti avanti queste indicazioni. Ecco, alcuni esempi concreti che si possono realizzare: c'è sempre questo bike to work approvato dal Consiglio Comunale, mai partito. Per noi, ad esempio, il Bike to Work è il primo. Noi nel 2017 l'abbiamo portato a conoscenza del Consiglio Comunale, già abbinato a un regolamento e a un'indicazione di come si poteva applicare sul nostro territorio fraentino. È stato votato all'unanimità, quindi tutti sì, bello, bravi, tutti bello, bravi e buono, ma in realtà siamo al 2020 e non è ancora stato messo in atto. Abbiamo fatto varie interrogazioni in questi anni per spingere l'amministrazione a mettere qualche soldo per almeno una prova sperimentale, ma purtroppo ad oggi non è mai stata portata avanti. Adesso sembra che su spinta nazionale ci possa essere un'apertura, quindi noi spingiamo con chi è concordo con noi per attivare questo famoso Bike to Work. Poi questa è una delle tante azioni da mettere in campo, ma c'è la miglioria delle piste ciclabili, c'è l'apprendere le nuove modifiche al codice della strada che verranno portate, quindi nelle zone a 30 orari anche la possibilità di andare nei sensi unici, in senso contrario con la bicicletta, quindi cercare di aiutare questo mondo che effettivamente in una città come Faenza può ridurre l'uso di un'autovettura di molto.